Sentiamo a Salerno un'iniziativa importante, giunta ad un'altra ennesima edizione, rappresenta appunto il momento focale di quello che è il ruolo della città di Salerno all'interno del territorio. Un ruolo importante che è frutto delle attività messe in campo dall'amministrazione di Vincenzo De Luca e che fa sì che Salerno non sia soltanto un punto di riferimento turistico sempre più importante, ma diventi anche un punto di riferimento per scambi commerciali, soprattutto nel settore delle produzioni d'eccellenza. Di questo evento Cibo e Dintorni, che è arrivata alla 12ª edizione, una vetrina irresistibile per chi vuole presentare il prodotto campano, ma in particolar modo e un'attrazione anche per chi viene da fuori, perché vuole chiaramente conoscere i nostri prodotti. Sì, ormai possiamo contare sui risultati acquisiti, quindi quest'anno continuiamo un po' con la struttura consolidata dell'evento, quella degli operatori esteri in particolare. Quest'anno avremo 9 paesi rappresentati di operatori che vengono per acquisire i prodotti del Made in Italy, quindi dal Giappone, dal Sudafrica, dalla Turchia e poi diversi paesi europei. E questo ovviamente è un po' il punto di forza per quanto riguarda le contrattazioni commerciali. Storicamente queste contrattazioni hanno dato anche dei risultati importanti negli anni precedenti. La parte invece della manifestazione rivolta al pubblico riguarderà soprattutto dei laboratori, dei sapori, dove il pubblico potrà appunto vedere e preparare alcune cose, tipo c'è un laboratorio sulla sfogliatella, sulla mozzarella, sulla pasta, dove ci sarà la preparazione dei prodotti e poi la degustazione. E poi ancora c'è la parte seminariale, insomma, dove ci sono 2 seminari, uno sulla dieta mediterranea organizzata da Lega Coop e un altro invece organizzato dal nostro gold partner Tipiconet sul marketing agroalimentare. Quindi il programma è ricco di iniziative. La news di quest'anno sono le ceramiche di Pietro Lista invece, che quest'anno presenterà, sono delle ceramiche che lui ha preparato, attinenti al cibo ovviamente, e quindi andiamo a toccare un po' anche i dintorni famosi di cibo. Chiaramente dintorni significa anche questo, ma in particolar modo questo è anche un fiore all'occhiello per la città di Salerno, che vanta di avere per la 12ª volta questa edizione. Sì, Cibo e Dintorni in 12 anni ha portato 48 paesi a Salerno, da tutto il mondo, abbiamo toccato veramente tutti i continenti, quindi sono comunque 48 delegazioni di operatori stranieri che sono venuti a Salerno, hanno conosciuto Salerno, tanti di questi a dire la verità sono poi tornati in vacanza, insomma, chi in Costiera Amalfitana, chi altrove, insomma, quindi voglio dire, è uno strumento eccezionale di promozione della città e di tutto il circondario. Ultima domanda, dunque, il comparto agroalimentare, nonostante la crisi, pare che sia di forte interesse e in forte crescita? Le aziende dell'agroalimentare stanno puntando molto sull'export, proprio perché la domanda interna invece cala, non solo, ma stanno acquisendo grossi risultati le aziende che sono, tra virgolette, strutturate un po' meglio, ma soprattutto che fanno alta qualità. Quelle là stanno avendo dei buoni risultati e quindi l'export spinge molto. Vogliamo dare l'appuntamento a chi vuole curiosare soprattutto, ma addirittura visitare questo evento, insomma, presso il Grande Hotel Salerno. Certo, aspettiamo tutti i visitatori e il pubblico il 4 e 5 novembre, lunedì e martedì, dalle 16 alle 21. Questi sono gli orari di apertura al pubblico, perché poi gli altri orari sono quelli, diciamo, tecnici, rivolti solo agli incontri commerciali. Ingresso gratuito? Ingresso libero, certo. Tutto libero. Grazie.